Buongiorno ragazzi, sono di nuovo io. Iniziamo appunto la lezione di Divina Commedia, iniziamo praticamente il canto 6, che è il canto dedicato ai golosi. Allora, nel canto 6 siamo appunto, diciamo così, in tarda notte di venerdì 8 aprile, quindi all'incirca mezzanotte, venerdì 8 aprile del 1300, ok? Praticamente ci stiamo spostando dal secondo cerchio, che è quello appunto degli studiosi, ci stiamo spostando, siamo. Non ci stiamo spostando, siamo proprio nel terzo cerchio dedicato ai golosi. I golosi sono quelli che praticamente hanno sottomesso tutto al bisogno appunto del cibo, quindi sono stati eccessivi nell'uso del cibo, quasi con un istinto appunto bestiale. I golosi sono appunto quelli, ok? Per cui fate attenzione a non trovarvi tra questi. I personaggi che ci sono all'interno di questo canto sono personaggi, uno in particolare l'abbiamo già incontrato nell'Eneide. Dante e Virgilio sono i presupposti naturalmente di questo canto. A seguire abbiamo Cerbero, il guardiano di questo Cerbero, quindi di questo cerchio, scusate, Cerbero, questo cane incombente, a tre teste con il ventre gonfio, tipico naturalmente perché rappresenta un po' i golosi, con la barba unta e nera per rappresentare naturalmente generare appunto, diciamo così, senso di schifo, diciamo, per chi mangia in modo bestiale, ecco, quindi Cerbero raffigura un pochettino il goloso a mensa che non si pulisce nemmeno, no? Cerbero che quindi non vuole che entri, ma Virgilio riuscirà a fargli entrare. Questo è Cerbero che fa da guardia al terzo cerchio. Entriamo nel terzo cerchio e incontriamo un personaggio che si chiama Ciacco, non meglio identificato, potrebbe essere un rimatore delle corti, che è un certo un Ciacco dell'Anguillaia, ma ce l'avete nel testo e ce l'avete nel riquadro a pagina 82, se non sbaglio, sì, a pagina 82. Potrebbe essere Ciacco dell'Anguillaia, un rimatore che scriveva semplicemente per essere ospitato nelle varie mense e mangiare a piacere quello che gli offrivano. Potrebbe essere invece un diminutivo derivato dal latino, ciens, participio presente, vuol dire colui che chiede, tra parentesi, cibo. Potrebbe essere invece come si può dire, un soprannome dialettale fiorentino, dove Ciacco voleva dire maiale, voleva dire porco, sempre rifacendosi a questo peccato che avevano commesso. Oppure potrebbe essere un diminutivo di un generico Giacomo o Jacques francese, che però non sappiamo identificare. E quindi questi sono i personaggi. Qual è il contrappasso di queste? È un contrappasso per antitesi, perché queste anime inconsistenze si trovano a vivere in un pantano creato da una pioggia fortissima, maledetta, forte, greve e puteolente, quindi li schiaccia all'interno di questo pantano che è veramente indisponente come odore. Quindi indisponente come odore. Quindi è per antitesi, perché loro hanno sempre seguito il profumo delle cucine. E invece adesso sono praticamente obbligati a stare in un pantano maleodorante. Per quanto riguarda la divisione in sequenze, siamo nella prima sequenza. La prima sequenza va dal verso 1 al verso 12 ed è la presentazione di questa pioggia infernale fortissima che viene definita eterna, maledetta, fredda e greve, pesante, con un climax discendente. Viene rappresentata questa pioggia infernale. Poi siamo nella seconda sequenza che va dal verso 13 al verso 33, di questo canto non c'è nulla da studiare a memoria, ed è la descrizione di Cerbero, Cerbero che non vuole lasciarli passare, che però basta che Virgilio prenda una manciata di terra come simbolo di qualcosa di materiale, glielo getta nelle fauci, Cerbero si intrattiene a mangiare e li lascia passare. Siamo nella terza sequenza che in assoluto è quella più lunga, che va dal verso 34 al verso, ci arrivo al verso 76, 34, 76, terza sequenza. In questa sequenza qua invece abbiamo i due, Dante e Virgilio, che procedono sul pantano, quindi, e schiacciano le anime che si trovano in questo pantano. Quindi qualcosa anche in questo caso che genera appunto qualcosa che dà repulsione, no? E una di queste anime si alza, cerca di farsi conoscere da Dante. Dante non lo riconosce. Lui si presenta come Ciacco di Firenze, così era soprannominato. Così dice: sono Ciacco di Firenze. E quindi quando senti Firenze, Dante dice: per piacere, mi puoi dire che cosa succederà politicamente a Firenze? Lui dirà che la parte selvaggia, vale a dire quella dei cerchi, vale a dire i guelfi bianchi, governeranno per un certo periodo. Poi, nell'arco di 3 soli, nell'arco di 3 anni, vincerà, diciamo, la lotta tra guelfi bianchi e guelfi neri, la parte nera dei donati, perché voi sapete che i cerchi erano per i guelfi bianchi, i donati invece erano per i guelfi neri. Vi dico ancora che i guelfi bianchi risiedevano nel contado, quindi avevano quasi tutti i guelfi bianchi dipendenti
dipendenti dai cerchi, risiedevano nella campagna, invece i guelfi neri, dipendenti dalla famiglia dei Donati, risiedevano quasi tutti nell'urbe, cioè nella città, no? All'interno della cinta muraria. Quindi c'era questo contrasto anche geografico, no? Tra la campagna e la città. Dirà che affiorerà la parte nera. Così appunto si conclude questa sequenza. Siamo nella sequenza successiva, che va praticamente dal verso 77 al verso, è molto breve, al verso 93, Dante chiede a Ciacco notizie di alcuni personaggi fiorentini che si sono dedicati alla politica, hanno speso il benfare per la cosa pubblica, e Ciacco dirà tristemente che sono nel fondo dell'inferno, quindi man mano che scenderà li incontrerà. E poi Ciacco, che per un certo si fionda nuovamente nel pantano, un po' lo guarda ancora con gli occhi biechi e storti, e poi si fionda giù nel pantano, no? Quindi entriamo nell'ultima sequenza. Nell'ultima sequenza non interviene più Ciacco, perché ormai appunto è ritornato di nuovo in questa melma. Siamo dal verso 94 al verso 115. Dal verso 94 al verso 115 che cosa succede, ragazzi? Succede che Virgilio spiega a Dante che l'anima di Ciacco non si alzerà più dalla melma fino al giorno del giudizio universale, quando tornerà sulla terra, si vestirà del proprio corpo e si presenterà di fronte a Cristo nella valle di Josafat. Nasce spontanea la domanda di Dante: nel momento in cui avranno di nuovo l'unione di corpo e anima, la loro sofferenza o il loro piacere, se saranno dei beati, sarà maggiore o sarà minore? E Virgilio dice: dato che raggiungeranno un grado di perfezione, anche se i dannati non raggiungono mai un grado di perfezione, la loro sofferenza o il loro piacere sarà doppio. E Virgilio ci tiene ancora a ricordare Dante: se tu pensi bene alla tua scienza aristotelica, alla tua conoscenza di Aristotele, queste cose qua venivano dette, no? Detto questo, ho finito il riassunto e andiamo praticamente alla lettura del canto. Prima sequenza, verso 1.12. Al tornare della mente, io vi ricordo che Dante era svenuto dopo aver visto Paolo e Francesca e aver sentito da Francesca come erano morti. Non gli dice: caddi come un corpo morto cade. Quindi al ritornare della mente, al ritornare dei sensi, sensi che si chiusero, oppure mente, pensiero che si chiuse, davanti alla pietà dei due amanti, dinanzi alla pietà generata dai due cognati, naturalmente erano cognati perché Paolo era fratello di Gianciotto, marito di Francesca, che mi confuse tutto di tristezza, che mi generò confusione completamente di tristezza, nuovi tormenti e nuovi tormentati, nuove pene e nuovi dannati, mi vedo d'intorno. Mi soffermo qua su nuovi tormenti e nuovi tormentati, una serie di cose, figure retoriche da stabilire. Nuovi e nuovi si ripete all'interno di uno stesso verso ed è un nesso anaforico. Tormenti e tormentati sono una figura etimologica, perché hanno la stessa etimologia, tormenti e tormentati. Quindi mi vedo intorno, nuovi pene e nuovi dannati. Figura etimologica perché hanno la stessa radice, la stessa etimologia, ok? Anche detta annominazione, tormenti e tormentati, ok? Mi vedo intorno questa nuova situazione, come io mi muova o che io mi volga o per quanto io guardi, ok? Laddove io mi muova, laddove io mi volga, laddove io guardi, vedo nuovi tormenti e nuovi tormentati. Io sono nel terzo cerchio, ce lo dice, della pioggia, eterna, maledetta, fredda e pesante. Questo è un climax discendente, no? Perché dall'eternità, che è molto ampio come concetto, fino ad arrivare alla pesantezza. Regola e qualità, mai non le nuova, vuol dire che è costante nella sua intensità e nel suo atteggiamento, nel suo modo, quindi intensità e modo non gli sono mai nuovi, vuol dire che batte in modo costante, sempre lo stesso modo. Regola, intensità, qualità vuol dire modo, non cambiano mai. Ecco che ci dice la consistenza: grandine grossa, acqua sporca e neve si riversano nell'aria scura, nell'aria tenebrosa, aere, come sempre abbiamo già visto in precedente. Si riversa perché è la terza singolare, perché si collega soltanto a neve l'ultimo soggetto. In realtà i soggetti sono grandine, acqua e neve, quindi abbiamo bisogno di una terza plurale. Pute la terra, puzza la terra, che questo riceve, che tutto ciò riceve. Conosciamo Cerbero, verso 13 seguenti. Cerbero, bestia feroce, crudele e diversa. Diversa vuol dire mostruosa, deriva dal latino diverto, Quindi mostruosa, bestia feroce, crudele, mostruosa, con tre gole,
caninamente latra, quindi è proprio un cane a tutti gli effetti, ma ne avrà tre di gole. Tre naturalmente per indicare un concetto anche di antitrinità, se vogliamo, no? Sopra la gente, latra come un cane, sopra la gente, che significa le anime, che qui sono sommerse. Gli occhi vermigli agli occhi rossi, un po' come Caronte, che era praticamente il guardiano della Caronte, quindi ci sono degli elementi che si riccheggiano tra tutti questi guardiani, agli occhi rossi, la barba unta e nera, il ventre largo, unghiate, artigliati, le mani, dicendo mani indicativi, e quindi succede quasi una sorta di antropomorfizzazione in questo caso, antropomorfizzazione, graffia gli spiriti, gli scuoia e gli squarta, quindi con queste unghie addirittura non stanno solo in questa pioggia, proprio sono il cervero che incombe su di loro squartandoli, scuoiandoli. Li fa la pioggia urlare come cani, quindi anche, non solo la guardia è simile ad un cane, il guardiano che è questo cervero, ma anche i dannati sono per similitudine assimilati dei cani. Dall'uno dei lati fanno all'altro schermo, cercano di girarsi facendo difesa all'uno all'altro lato, si volgono spesso, quindi si voltano spesso, i poveri profani. Profani significa lontani dal tempio, lontano dalla religione, vuol dire peccatori, profano vuol dire lontano dal tempio, non in latino, quindi lontano dalla religione cristiana, quindi peccatori, è una metafora per peccatori. Quando ci scorse Cerbero il gran vermo, ecco che cambiamo animale, il grande verme, perché si muove come un verme, il grande verme, le bocche aperse, le bocche aprì e mostròcci le sanne, ci mostrò i denti, le zanne. Non aveva membra che tenesse ferma. E il mio duca distese le sue spanne e la mia guida distese le sue mani, prese la terra e con piene le pugna, significa i pugni, la gittò dentro alle bramose canne. Le canne sarebbero le fauci, praticamente getta questa terra nelle bramose fauci. Com'è quel cane che abbaiando agonia, desidera e si riacquieta dopo che morde il pasto, poiché solo a divorarlo intende e combatte, tali si fecero quelle lorde facce del demonio Cerbero, che stordisce così tanto le anime che vorrebbero essere sorde. Questa è una similitudine a partire dal verso 28, come quel cane che brama abbaiando e si riacquieta, si tranquillizza dopo che ha morso il pasto, poiché solo a divorarlo pensa e combatte e si dà da fare, tali si fecero quelle facce sporche del demonio Cerbero, che stordisce le anime masticando così tanto che vorrebbero essere sordi. Siamo nella terza sequenza, l'incontro con Giacco, noi passavamo su per le anime che adona, che piega, che schiaccia la greve pioggia. Adona, adonè è un verbo francese, ok? Noi passavamo su per le anime che schiaccia la pesante pioggia e ponevamo le piante sopra loro vanità che persona e ponevamo le piante dei piedi sopra la loro inconsistenza, vanità che sembravano comunque persona, si vedevano stilizzate in questo pantano. Quelle giacevano per terra tutte quante, Amedeo Ottavia, quelle giacevano per terra tutte quante, tranne una che si levò a sedere, ratto non appena lei vide, lei l'anima si intende, passargli davanti. O tu che sei per questo inferno tratto, o tu che sei tratto per questo inferno, accompagnato per questo inferno, mi disse, riconoscimi se sai, tu fosti fatto, tu sei nato, prima che io fossi disfatto, prima che io morissi, tra disfatto e fatto. C'è un'antitesi, poiché sono leggermente contemporanei, Ciacco pensa che si conoscano, quindi tu fosti fatto, tu nascesti, prima che io fossi disfatto, prima che io morissi, è morto di morte naturale, naturalmente, disfatto e fatto generano antitesi. E Dio gli rispose, l'angoscia che tu hai, la sofferenza che tu provi, forse ti tira fuori dalla mia mente, dalla mia memoria, non ti riconosco, così che non par che io mai ti vedessi, così che sembra che io non ti abbia mai visto. Ma dimmi, esordio tipico dei versi di Dante, no? Che cosa dice in questo esordio? Ma dimmi, si tratta di uno stilema, tu sei che chi tu sei, ma dimmi chi tu sei, che in così doloroso luogo sei immesso e hai una tale pena, una tale punizione, che se un'altra è maggiore, nessuna è così spiacente. Quindi Dante chiede, ma tu chi sei che in così doloroso luogo, dolente loco non è il luogo che soffre, sono le persone dentro, quindi un'ipalla già è dolente,
quindi che in così doloroso luogo sei messo e ad una così tale pena, che se ce n'è un'altra di più grande, perché ci saranno più gravi, questa è veramente spiacevole per la puzza che emana. E lui mi rispose: la tua città, che è piena di invidio, a tal punto che ne trabocca il sacco, quindi veramente piena di invidia, che sta scoppiando per questa invidia, sì che già trabocca il sacco è un'espressione, è la goccia che fa traboccare il vaso, no? È un'espressione proverbiale. Questa città, la tua città, mi tenne con sé nella vita serena, nella vita terrena, per loro la vita della terra è sempre serena, no? Rispetto a quello che stanno vivendo adesso, mi tenne con sé nella sua vita, nella mia vita serena, quindi nella mia vita terrena. Voi cittadini mi chiamaste Ciacco, mi avete soprannominato Ciacco, non dice nulla di più, per la dannosa colpa della gola, per il vizio della gola, dannoso vizio della gola, come tu vedi, e sono fiaccato dalla pioggia, alla pioggia mi fiacco e sono schiacciato dalla pioggia infernale. Ed io, anima trista, non sono sola, ed io, anima malvagia, in questo caso qua valore di malvagia, non sono da sola, perché tutte queste stanno ad una simile pena per una simile colpa, ok? Hanno la stessa punizione per una stessa colpa commessa, per uno stesso vizio, per uno stesso peccato commesso. A simil pena per una simil colpa è naturalmente un gioco di parole. E più non fece parola. Ed io gli risposi: Ciacco, il tuo affanno mi pesa così, è una finzione di Dante, non soffre per un'anima dell'inferno, cioè per quello che sta passando Ciacco. Ha sofferto per Paolo e Francesca, tra virgolette, non ha sofferto per Paolo e Francesca che comunque hanno tradito il matrimonio, soffriva perché pensava al suo amore per Beatrice. Quindi lui dice: Ciacco, il tuo affanno mi pesa così che mi invita a piangere. Non è vero, non è una finzione quella che dice Dante. Ma dimmi, nuovamente esordio del verso, sempre uguale perché ne ha bisogno e diventa uno stilema dantesco, ma dimmi, se tu lo sai, a che cosa giungeranno i cittadini della città partita? A che cosa arriveranno i cittadini della città divisa, guelfi bianchi e guelfi neri? Dimmi, sottinteso, se alcun v'è giusto, se vi è ancora qualcuno di giusto, e dimmi la ragione per cui tanta discordia l'ha assalita, tanta lite, tanta acrimonia l'ha assalita. Quindi chiede praticamente a che cosa giungerà Firenze politicamente. E quelli a me, e lui a me, dopo lunga tensione, dopo lunga battaglia, verranno al sangue, dopo lunga tensione, verranno a battaglia, verranno a sconfiggerci. Tensione, scusate, non è la tensione, quindi la lotta, ho sbagliato io, dopo lunga tensione, che hanno percepito, giungeranno al sangue, quindi alla lotta. Si parla addirittura del 1297, scontro definitivo tra guelfi bianchi e guelfi neri, no? 1297, questo scontro fisico. La parte selvaggia, che è quella dei guelfi bianchi, perché vengono dal contado, dalla campagna, la parte selvaggia caccerà l'altra, quindi l'altra parte dei guelfi neri, con molta offesa. Quindi nel 1297 avranno la meglio i guelfi bianchi, la parte selvaggia. Poi appresso, poi dopo conviene che questa, la parte bianca, cada dal potere in fra tre soli nel giro di 3 anni, siamo nel 1300, e che l'altra sormonti, che la parte nera salga con la forza di un tale che ora domina. Ok? Quindi poi, dopo, conviene che questa parte bianca caggia, cada nel giro di 3 soli, sarebbero 3 appunto, diciamo così, moti rivoluzionari del sole, quindi 3 soli, per indicare 3 anni, nell'arco di 3 anni, quindi siamo nel 1300, e che l'altra, la parte nera, sormonti, prevalga con la forza, quindi con la violenza, di un tale che ora domina. Si tratta di Bonifacio VIII, che non pronuncia, ma è chiaramente quello. È una perifrasi di tal che testa e piaggia, indica Bonifacio VIII. Terrà alte a lungo, terrà per lungo tempo alte le fronti. Che cosa vuol dire? Terrà il potere è un'espressione metaforica, terrà alte le fronti per lungo tempo, quindi rimarrà superba per molto tempo, rimarrà al potere per molto tempo, tenendo l'altra, cioè l'altra parte, quella dei guelfi bianchi, sotto dei gravi pesi, quindi la schiaccerà enormemente, come che di ciò pianga o che naonti. Nonostante di questo, la parte bianca, sottointeso, pianga e se ne vergogni. A untare è di nuovo un termine che deriva dal francese, che ne provi vergogna. Nonostante che per questo la parte bianca, sottointeso, pianga, soffra e si vergogni.
Ed ecco che dice, è un'iperbole quello che sta per dire. Giusti sono due, risponde la seconda domanda di Dante del verso 62, se vi è qualcuno di giusto. Lui dice, giusti sono due, ma non sono neanche, non sono ascoltati, non vi sono intesi. E poi dice le ragioni, no? Che ha portato Firenze a questa discordia, risponde la terza domanda del verso 62-63, dimmi la cagione per cui la discordia è la salita. E lui dice, superbia, invidia e avarizia. La superbia per il dominio, quindi degli aristocratici, l'invidia dei potenti e l'avarizia dei mercanti, soprattutto comunque sono i tre peccati commessi dai fiorentini, ok? Superbia, invidia e avarizia. Quindi la superbia, l'invidia e l'avarizia, i tre peccati capitali commessi dai fiorentini, sono le tre faville, sono le tre scintille che hanno acceso i loro cuori, ok? Quindi li hanno portati a lottare. Qui pose fine al lagrimevole suono, qui pose fine al pianto, cioè la parola che era mista a pianto, lagrimabil suono, quindi parola che era mista a pianto. Ed ecco che siamo nella penultima sequenza ed è Dante che chiede notizie su alcuni fiorentini che comunque avevano speso il loro tempo per far del bene a Firenze. E Ciacco risponderà che invece sono nel profondo dell'inferno. Ed io gli risposi, io gli domandai, ancora vo' che mi insegni, ancora voglio che tu mi insegni e che di più parlarmi facci dono e che tu mi faccia dono di parlare maggiormente. Farinata e il tegghiaio, che furono così degni, Jacopo Rusticucci, Arrigo, El Mosca e gli altri, che a ben far puoser gli ingegni, che posero gli ingegni a fare del bene, dimmi ove sono e fa che io li conosca, dimmi dove si trovano e fa che io conosca il luogo in cui si trovano, cioè dimmi dove si trovano. Tutti questi qua, Farinata, lo incontreremo in canti successivi, nel prossimo modulo, il Teghiaio, non voglio che sia, neanche Jacopo Rusticucci, né Arrigo del Mosca, sono tutti soprannomi, però sono personaggi che gli ingegni puosero a ben fare, a fare del bene. Dimmi dove sono, fa che io conosca la loro situazione, e fa che io li conosca, e fa che io conosca la loro situazione. Che gran disio mi stringe, poiché grande desiderio mi stringe di sapere, se il ciel li addolcia, se il cielo li addolcisce, quindi se si trovano in paradiso, oppure se l'inferno li attosca, li avvelena. Naturalmente abbiamo una chiara antitesi, se si trovano nel cielo, nel dolce cielo, oppure nel velenoso inferno. La prima parte del verso 84 è positiva, la seconda negativa, generando in questo modo proprio un'antitesi, anche tra dolcia e attosca, chiaramente un'antitesi. E quelli? E sono tra le anime più nere, loro sono tra le anime più scure, quindi nel profondo inferno, diverse colpe, diversi peccati, in questo caso qua vuol dire anche numerosi, ma anche mostruosi, come prima, no? che aveva detto per il Cerbero che era un mostro che era diverso, che era una fiera diversa, una bestia feroce diversa voleva dire mostruosa, anche in questo caso qui potrebbe voler dire mostruose colpe, oppure numerose colpe, giù li gravano al fondo, li schiacciano al fondo dell'inferno, se tanto scendi, là li potrai vedere in quel luogo. Ma ecco una richiesta, lui ha risposto a tutte quante le quattro domande di Dante, quindi la situazione politica, se c'è qualcuno di giusto, il motivo per cui Firenze è stata colpita dalla discordia e la situazione di alcuni fiorentini. Adesso al verso 88 dice, ma quando tu sarai nel dolce mondo, vedete che il mondo terreno per loro è sereno e dolce, ok? Quindi sempre meglio della condizione in cui si trovano, ma quando tu sarai nel dolce mondo terreno, priegoti, ti prego, è un'anastrofe, che mi rechi alla mente degli uomini, altrui mi porti, mi ricordi alla mente degli uomini. Più non ti dico e più non ti rispondo. Ok? Finisce il dialogo in questo modo qua. Gli diritti occhi torsi allora in biechi. Che cos'è? Gli occhi che erano diritti verso Dante iniziano a storcersi, quindi è un gesto innaturale, ok? Gli occhi diritti torse in storti allora. Guardommi un poco, mi guardò un poco, e poi chinò la testa, cadde con essa, boom, nel pantano, cadde con essa al pare degli altri ciechi. Ciechi sta per dannati, perché ciechi letteralmente, perché hanno il viso piantato nella melma e quindi non vedono nulla, ma anche ciechi in senso morale, perché accecati dal peccato, quindi ha due valori, ciechi letteralmente, ma anche accecati dal peccato, privi della luce di Dio, vuol dire quello. Ed ecco che c'è la parte dottrinale del canto, così poi abbiamo finito, e dice «E il duca disse a me,
E il duca mi disse, più non si desta di qua dal suon dell'angelica tromba, più non si sveglierà, più non si desterà più, fino al suono dell'angelica tromba, quindi fino al suono dell'angelica tromba che annuncerà il giudizio universale. Quando verrà la nemica potesta, il potere nemico. Chi è il potere nemico per i dannati? Cristo, che sancirà la loro condanna definitiva. Nemica potesta, quindi una perifrasi per Gesù Cristo, che sarà il loro giudice nella valle di Josafat. Quando verrà appunto Gesù Cristo, ciascuno rivederà la triste tomba, ciascuno rivedrà il luogo in cui stanno stati seppelliti, ripeglierà la sua carne e la sua figura e la sua immagine, udirà finalmente nella valle di Josafat quello che in eterno rimbomba, cioè il giudizio definitivo, quello che rimbomberà in eterno, cioè quello che si sancirà in eterno. Stiamo finendo. Si trapassammo, così attraversammo la melma, la mistura sozza, sporca, delle ombre, delle anime e della pioggia, a passi lenti, toccando un poco la vita futura. In realtà non la toccano Dante e Virgilio, ma Ciacco tocca un po' la vita futura di Firenze, no? Toccando un po' la vita futura. Per cui io dissi, maestro, esti tormenti cresceranei dopo la gran sentenza, o fier minori, o saran sicocenti. Maestro, questi tormenti, queste punizioni, cresceranno dopo la grande sentenza del giudizio universale, o fier minori, o saranno minori, o saranno cocenti allo stesso modo, bruceranno allo stesso modo, o faranno male allo stesso modo. E lui mi rispose, guardate Virgilio cosa risponde, ritorna alla tua scienza, ritorna alla conoscenza di Aristotele, ritorna alla filosofia aristotelica, scienza sta per filosofia, ritorna alla filosofia aristotelica, che vuole, quanto la cosa è più perfetta, più senta il bene, e così il dolore, quanto una cosa è più perfetta nel suo grado di perfezione, più sente il bene o più sente il male, a seconda che sia perfetto in negativo o perfetto in positivo. Nonostante questa gente maledetta in vera perfezione già mai vada, non raggiunga mai la vera perfezione, di là più di qua si aspetta di essere, cioè di soffrire di più piuttosto che di meno si aspetta, quindi anche se non raggiunge la perfezione assoluta perché sono dei dannati, quindi non esiste il concetto di perfezione, però si aspettano più di sentire il doppio il male piuttosto che sentirne di meno, quindi il male raddoppia quasi. Noi girammo tondo quella strada, perché naturalmente il cerchio è circolare, quindi noi girammo in tondo quella strada del terzo cerchio, parlando più assai che io non ridico, parlando molto di più di quanto io non ridica, non scriva, e questo è un Dante scrittore che lo dice, giungemmo nel punto dove si discende. Qui trovammo Pluto, il grande nemico, e il guardiano del cerchio 7 degli avari dei prodighi. Pluto, il dio della ricchezza, quindi ci sta benissimo. Potrebbe anche essere Plutone, il dio degli inferi, però molto probabilmente proprio Pluto, il dio della ricchezza, collegato al cerchio quarto degli avari, dei prodighi, che sono collegati comunque al denaro o comunque alla ricchezza, chi la lascia andare troppo e chi la trattiene troppo. Questo è quanto per quanto riguarda il canto 6.